17 ottobre del 2018 Salvini si reca a Mosca ufficialmente per un incontro organizzato dalla Confindustria Russia. Noi siamo andati a seguirlo. Il giorno dopo avviene un altro incontro riservato di cui siamo stati testimoni, un incontro al centro del quale c'era il finanziamento della Lega attraverso una fornitura di gasolio. A un tavolo della hall dell'Hotel Metropol era seduto un gruppo di persone, due sono particolarmente interessanti. Una è Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini, è attualmente ritenuto il consigliere per tutte le questioni russe del vice premier. L'altra persona è Ilya Yakunin, un manager molto vicino alla cerchia più stretta di Putin e del Cremlino. Per finanziare la Lega viene architettata una soluzione complessa. Ci sarà una vendita di gasolio da una società russa a una società italiana. Una parte dei soldi ottenuti dalla vendita di diesel finirà alla Lega e si parla di circa 3 milioni di euro.